Tecnico bianco-verde Attilio Tesser che sta scrutando il cellulare, staranno arrivando tantissimi messaggi di complimenti perché questo Avellino oggi merita solo applausi, lei merita tanti complimenti per la gestione tattica della partita e anche per i successivi cambi. Sull'1-0 qualcuno forse aveva un po' storto il naso e invece quelle scelte hanno portato poi l'Avellino a colpire in contropiede. Ma io lascio sempre agli altri il loro pensiero, storcere o non storcere il naso, io vado avanti per la mia strada. Io penso che molte persone non conoscono la nostra realtà, giocatori che sono in panchina, sembra che qualcuno forse non si rende conto di tante cose, però noi andiamo avanti per la nostra strada. Sono contento per i ragazzi che hanno fatto un'altra ottima prestazione, secondo me, abbiamo vinto con merito contro una squadra forte e basta, questo è quello che conta. La squadra c'è stata, bella, compatta. Ebbene, direi che decisamente abbiamo meritato la vittoria. Mister, avevamo detto che già a Como c'era sembrata la vittoria del collettivo, al di là delle prestazioni dei singoli. Oggi si è avuta l'ulteriore conferma perché l'Avellino ha saputo difendere, ha saputo costruire col centrocampo e poi ha saputo colpire nei momenti topici del match con l'attacco che resta straordinario. Ma guarda, noi stiamo in questo periodo facendo delle buone prestazioni proprio da squadra. Siamo molto compatti, gli attaccanti sono i primi difensori, quindi la squadra lavora tutta molto bene e anche in fase di possesso siamo propositivi, mai rinunciatari. Penso che abbiamo fatto bene perché sono stati bravi ragazzi a prendere l'entella alto. Abbiamo concesso pochissime ripartenze che poteva essere un punto di forza loro, proprio per l'aggressività che abbiamo avuto. E davanti penso che abbiamo creato molto di più di quanto ha creato l'entella, ma non solo di rimessa. Nella rimessa abbiamo fatto la parte finale, per 70 minuti abbiamo giocato una pressione alta proponendo gioco manovra. Quindi cioè, noi siamo contenti, siamo consapevoli che non abbiamo fatto nulla, cameriamo punti importanti, mettiamoli via. Da domani pensiamo già a Cesena. Mister, dalla polvere alle stelle, una metamorfosi in 2 settimane, una metamorfosi che sinceramente a me ha impressionato soprattutto dal punto di vista caratteriale. La conferma si è avuta oggi, l'Avellino ha giocato con una foga agonistica esemplare, arrivava primo su ogni pallone, lo ha ribadito anche il suo collega Aglietti, a dimostrazione anche di una tenuta fisica complessivamente buona. Sì, decisamente sì, anche perché facendo una pressione come stiamo facendo in questo periodo ne consumiamo, quindi possiamo anche essere un po' stanchi in qualche minuto nel finale, però si è trovata una bella mentalità, cioè proprio una compattezza della squadra nel voler fare questo, perché secondo me si correva tanto anche prima, forse avevamo delle distanze un po' più lunghe e adesso invece riusciamo a essere più compatti, siamo molto più aggressivi. E stiamo migliorando un po' la fase difensiva, perlomeno lo dicono i numeri, e poi davanti avevamo sempre fatto abbastanza bene anche prima e adesso abbiamo continuato a far così. Quindi piedi per terra, ripeto, l'unica cosa è il lavoro e la compattezza di uno spogliatoio che è buono e con l'obiettivo proprio di giocare partita per partita senza nessun proclama e nessuna illusione, solo quella che c'è da lavorare tanto, come dicevi tu, in 15 giorni sembra un altro campionato, quindi basta poco a far bene e dobbiamo stare attenti a non cadere per poi dover ricominciare tutto da capo. Mister, soprattutto è ritornato quel feeling incredibile, anche se non è mai mancato con la tifoseria. Ricordiamo ancora la sua emozione nel giorno della presentazione. Abbiamo ascoltato anche qualche tifoso in diretta telefonica. 2 settimane fa piangeva di dolore, di rabbia, ora invece si piange di gioia. È riuscito a regalare un Natale davvero sereno a tutti i tifosi biancoverdi. L'Avellino, la squadra, è riuscita a regalare a questi tifosi che ci stanno seguendo con grande passione, al di là di criticare come giusto che sia quando le cose non vanno bene, però ci hanno sempre incitato. Chi vuole bene la squadra ci ha sempre incitato, poi ci sta la contestazione, il fischio finale di una partita se non si è contenti. Stiamo facendo bene, siamo felici di farlo anche in concomitanza con le feste natalizie. Che dobbiamo essere bravi a digerirle subito perché 2 giorni dopo giochiamo. Quindi prepariamoci anche a fare il pranzo di Natale o la vigilia di Natale, ma poi essere pronto per
per Cesena, perché ci aspetta una partita contro una squadra veramente molto forte. Ecco, lei è già concentrato ovviamente sulla sfida di domenica a Cesena, noi ci proviamo perché ovviamente è l'ultima volta che durante in questo 2015 che l'abbiamo qui. Si parla già di calciomercato, si fanno tanti nomi, uno di questi è il ritorno di Sbaffo. Le chiedo solamente se queste quattro vittorie consecutive hanno fatto cambiare idea su possibili elementi della rosa. Fare l'allenatore è un pochino più complesso di quanto può sembrare da fuori nella gestione di un gruppo. Io non posso parlare di mercato perché ho un gruppo di giocatori che devono ancora fare delle partite. Io mi sono sempre concentrato solo esclusivamente sul lavoro con loro, questi ragazzi. Poi la società fa le sue valutazioni. Chiaro che qualche volta ne parliamo, però lascio la società portare avanti quello che devono portare avanti. Quello che ci potrebbe servire lo sanno, poi sarà il mercato a vedere. Però io vado avanti con questi giocatori che ho oggi e su questi che dobbiamo puntare sicuramente ancora per una partita. Poi non so se ci saranno probabilmente qualche arrivo a gennaio, però fino a domenica concentriamoci su questo, io mi concentro solo su questo. La lasciamo solamente con gli auguri di buon Natale, di serene feste ai tifosi biancoverdi. Grazie mille, e lo faccio di cuore a tutti gli sportivi della Avellinesi. Siamo riusciti a regalare calcisticamente un buon Natale, spero che lo siano anche per quello che il Natale rappresenta cristianamente. Quindi tanti auguri, buon Natale, forza lupi. E noi diciamo, speriamo di chiudere col botto il 2015, ma magari espugnando il Manuzzi di Cesena. Grazie, complimenti.